Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio farvi vedere un sacco di robine nuove. Prima tra tutte, anzi la più importante tra tutte, sarà un nuovo mega acquisto che ho fatto da Chanel a Parigi. Poi le cosine che ho preso a Disneyland Paris, che sono troppo carine secondo me. Ma ancora prima ho un sacco di arrivi dalle aziende che voglio farvi vedere, perché sono cose molto carine. Quindi direi di iniziare subito questa mega carrellata. Queste due cosine le avete già viste se avete seguito uno dei miei ultimi video vlog. E sono, sentite Denver, cioè io quando inizio a filmare Denver inizia a miagolare, è incredibile, tra un po' arriva Gatto Denver! Comunque mi sono arrivate queste due cosine da Dior che ho spacchettato appunto in uno degli ultimi vlog, perché non ho resistito. E questo è il J'adore Absolu. Io ho il J'adore, perché dico J'adore? Il J'adore normale, ma cioè normale, il J'adore classico, ma non conosco l'Absolu. Direi che possiamo spacchettare insieme e vedere, perché ovviamente non avevo aperto. Beh, allora, il packaging è praticamente uguale, se non fosse che questo risulta un pochino più... Sì, Gatto Denver, ho capito! Infatti, sembra strano che non rispondesse. Il packaging, devo dire, è identico, non fosse che il profumo sembra un pochino più scuro. Vediamo. Questa è la mia tecnica per annusare. Mi piace di più del J'adore classico, è molto buono, provatelo. E dolce ma non troppo, misterioso, molto sexy, ci piace. E poi mi è arrivata, ragazzi, questa è pazzesca, è la nuova Dior Rouge Midnight Wish. E cioè, per me, è, in realtà, secondo me, si può utilizzare benissimo come pochette, perché ragazzi, è stupenda. C'è il logo Dior con tutte queste stelline borchiate e la scritta Bliss, Faith, Luck, Fame, Love, Trust. Insomma, è stupenda, è veramente stupenda. All'interno ci sono dei rossetti, c'è il packaging grande e poi questi piccoli rossetti che vanno a, che si possono incastrare praticamente all'interno del packaging. Ma la cosa più figa secondo me è andare a togliere in qualche modo la parte interna, cioè questo inserto, e andare ad utilizzarla come pochette, perché cioè è bellissima. Io non ci potevo credere quando mi è arrivata, perché mi ricordo le collezioni Dior quando ero piccola, tipo le guardavo sempre a Natale e erano una specie di, c'è una specie di miraggio, no, vederle in profumeria. Oh, solo che erano sempre troppo care per le mie tasche quando ero tipo studentessa. E quindi, e quest'anno devo dire, si sono veramente superati. È meravigliosa. E anche i rossetti all'interno sono molto carini. Ne ho aperti un paio ed avevo trovato, allora, tarà! Allora, non so se in quello grande c'è un rossetto. Sì, wow! E questo bellissimo rosso, e c'è scritto Fame sul lato. Poi mi piace l'idea di poterli intercambiare. Faith è opaco, meraviglia ragazzi, meraviglia. A Natale indosso sempre un rossetto rosso opaco, non so perché, ma cioè Natale per me è rossetto rosso opaco, quindi potrebbe essere proprio questo, quello di quest'anno. Ah, poi c'è un altro rosso, no, perché ho pensato che potessero essere tutti rossi, ma in realtà no, perché quello che avevo visto per primo era un nude. Questo è un po' più rosato, ma comunque scuro. E poi ne manca solo uno, è questo che sì, Love, è appunto il nude. Wow! Vabbè, io non so sempre tutto. Wow, sono fantastici, packaging fantastico, grazie Dior, I'm in love. Poi, che cosa vi faccio? Allora, mi è arrivato questo... Mi è arrivato questo pacco da Sephora, che voglio aprire con voi. Allora, cioè, notare che sono stata da Sephora qualche settimana fa ed ho visto questa ed ho pensato, che figa, è molto più figa della mia, ci sono i glitter, e mi è arrivata, non ci posso credere, io già ce l'ho e amo la Tangle Teaser, la uso sempre, la mia è fucsia qua sopra e nera su tutto il resto della Tangle Teaser, insomma avete capito, e questa è glitterata ed è fighissima,
e finalmente ne ho una nuova. Sì! Ok, poi, mamma mia, mi hanno spedito un sacco di cosine. Allora c'è l'Invisibubble, il Hair Ring, sono quegli elastici fatti tipo a molla, arricciati, che non dovrebbero lasciare segni sui capelli. Io sono l'unica, tutti li usano, io sono l'unica persona al mondo che non sa usarli perché a me lasciano il segno sui capelli, cioè qualcuno mi deve insegnare ad usarli. Poi, allora, mi è arrivato il Lano Lips, ragazzi, io questo ce l'ho e sto per finirlo, ed è un balsamo là, non so se è esattamente quello che ho io, perché questo sembra bianco, il mio invece è trasparente, io ho l'ointment, e questo che cos'è? Sa che, vediamo se sono entrambi, sì, sono entrambi, io dei due ho questo, è una crema mani e poi il balsamo, che in realtà è un balsamo multiuso, io lo uso più che altro per le cuticole, se ho le cuticole secche quando sono in giro, ce l'ho sempre in borsetta, oppure per idratare le labbra, ed è fantastico, ragazzi, ne basta una goccina per idratare le labbra alla perfezione e appunto anche le cuticole, ma anche le si può usare per le mani, è un multipurpose super balm, lo chiamano, da provare assolutamente, e sono contenta perché sto per finirlo, adesso ne ho uno nuovo ed ho anche la crema mani che non conoscevo, però conoscendo il brand so che sarà ottima. Poi, allora, altra cosina che mi hanno spedito, il Pure Plump HA4 Hyaluronic Acid, non so che cosa sia, sembrano delle goccine di acido ialuronico che, come sapete, sono fantastiche per ringiovanimento cellulare, per rinnovare la pelle, antirughe, eccetera eccetera, molto interessanti, devo dire, vi farò sapere come sono, non avevo sentito parlare di questo prodotto ma mi sembra molto figo. Poi, allora, qui c'è, mamma mia, è tipo, è Natale praticamente oggi a casa mia. Tacco, cleansing stick, in che senso cleansing stick? Stick detergente per il viso che pulisce le impurità ed il trucco, no vabbè, ed è a forma di fantasmino? Cos'è, un polipo? Che figata! Ok, allora si apre così, si svita, e c'è, sì, infatti l'ho un po' rovinato, ed è un balsamo che evidentemente va a togliere le impurità, il trucco, eccetera, molto interessante, e tra l'altro anche molto piccolino, molto carino da portare in giro, non so se funziona, qualcuno di voi l'ha provato? Tony Moly Taco Cleansing Stick, interessante, fatemi sapere com'è, voglio provarlo, ma ho un po' paura a portarlo dietro nei viaggi, se poi magari non mi funziona sono fregata. Allora c'è, sì, questo era un mio ululato di felicità. Allora c'è di Hourglass Ultra Slim High Intensity Refillable Lipstick, quindi è un rossetto alta intensità e refillable, quindi è ricaricabile. Ah sì, ce l'ho già questo, ce l'ho, non credo di avere questa nuance, ma ce l'ho. Questa è la I Woke Up ed è un nude spettacolare. Tra l'altro questo brand, dateci un'occhiata, non sapevo fosse in vendita da Sephora, adesso mi sa che lo è. Io lo conosco da un po' ed è un brand ottimo, ragazzi, molto molto alto come qualità. Non so esattamente i prezzi come siano, suppongo non siano molto economici, ma è un ottimo brand. Poi mi è arrivato da Kat Von D il Lash Liner, ho sempre bisogno di eyeliner liquidi perché sto per finire quello di Or che ho usato oggi, sì, ed ho finito anche quello di Charlotte Tilbury, vediamo un po' com'è. Che strano, questo non è un eyeliner di quelli che uso io a pennarello con la punta sottile, questo è un inner liquid eyeliner, cioè sarebbe per la rima interna, molto interessante questa cosa, non avevo mai visto un eyeliner per la rima interna, eyeliner liquido per rima interna, wow, cioè questo è assolutamente da provare, oggi ho applicato la matita nella rima interna, sia inferiore che superiore, ma non sapevo che esistesse un prodotto apposito per questo, molto molto figo, chissà, magari aumenta la tenuta, perché di solito la matita non dura tantissimo, quindi interessantissima questa cosa. Poi, che cos'è? Ah, da Dr. Jart, sì, brand che conosco molto molto bene, Christmas Jungle Spell Book, che cos'è? Allora, ci sono tre prodotti,
Uno è un fattore protezione 30 e già mi piace. Allora, color correcting treatment, ok. Poi c'è questo è sì, un trattamento correttivo del colore. Questo è fatto apposta per me che ho sempre dei rossori, quindi ti toglie i rossori e ti protegge la pelle, soprattutto in inverno ne ho davvero bisogno, quindi assolutamente grazie Sephora. E poi questo è il siero riparatore un minuto. Wow! Ma che figata, mi piace questo kit, è proprio fatto per me. Io ho sempre la pelle arrossata, ragazzi, in inverno, cioè se non ritocco il trucco in giro mi ritrovo il naso, lo sapete perché lo dico da sempre, tipo Rudolph la renna, super rosso, è terribile sta cosa. Poi, allora, poi mi è arrivato questo SOS Winter Kit e non escludo che alcune cosine qui magari le regalerò in un giveaway, perché come sapete ho appena iniziato la stagione, con il 1° dicembre naturalmente inizia la stagione dei giveaway natalizi, ed io ho appena lanciato il primo giveaway mega, perché è un valore di oltre 500 euro ragazzi, su Instagram, quindi l'ho trovate il link ad Instagram qua sotto, basta che cerchiate chi se metta 01 comunque e troverete il primo giveaway, ma ce ne saranno tantissimi altri in questo mese perché Babbo Natale arriva in anticipo sul mio canale come al solito, quindi ho un sacco di regali per voi e non escludo che alcune cosine che vedrete qui saranno anche in regalo nel secondo mega giveaway che sta per arrivare. Andate su Instagram e vedrete tutto. E questo è un, allora, all'interno ci sono la Remedy Soothing Face Mask, ok, una maschera per il viso, poi la crema con fattore protezione 15, ottimo. Un hand warmer, no vabbè, sono quelle cosine che ti scaldano le mani quando sei in giro, le adoro, le avevo di Hello Kitty e non so dove siano finite, che figata. E poi una pochette, molto carino questo kit devo dire, molto adatto all'inverno, molto adatto a me, specialmente la crema fattore protezione 15 e il scaldamani, ci piace. E poi allora ci sono tre, che cos'è? Oh che figata, hand cleansing gel. C'è la tipo gel igienizzante per le mani, solo che questo è colorato e glitterato, guardate che bello, solo guardarlo è bellissimo. E poi questi sono sempre utili da tenere in borsetta. Poi ci sono tre cracker, che li chiamano cracker, non ho ancora capito perché, o cracker, vuoi un cracker? Tieni. The Big Bang, the natural solution to a restful night's sleep. This works, ok, che cos'è? A miniature version of our deep sleep pillow spray will soothe you into a deep and peaceful slumber. Ok, è uno spray che si spruzza sul cuscino per conciliare il sonno, ma che figata! E poi c'è Secrets de Laponie, non so com'è. Ok, c'è una crema a mani, una crema per il viso e un balsamo labbra, anche questo molto natalizio, sono tutte cose che servono tantissimo e non li apro perché appunto forse qualche cosina sarà per voi, quindi non voglio rovinare il pacchetto. E poi questo invece è proprio del brand Sephora, Midnight Skincare Surprise, 4 prodotti skincare e ci sono... Allora, una maschera per il viso al cocco, oh mio Dio, una maschera per gli occhi al cetriolo, wow, una maschera per il naso all'ananas, a me l'ananas non piace ma devo assolutamente provare la maschera per il naso, non sapevo esistesse, e poi un balsamo mani alla mandorla. Che figata, ma soprattutto che cos'è una crema, una maschera per il naso, a cosa serve, togli i punti neri? Interessante. Poi c'è un glow tonic del brand Pixi, che non conosco, com'è questo brand, voi che sapete tutto, che vedete tutto, che conoscete tutto, con 5% di acido glicolico e quindi esfolia la pelle, toglie le cellule morte eccetera, questo deve essere un buon tonico, se... Anzi, con il 5% di acido glicolico so sicuramente che funziona, perché è un ingrediente insomma che va veramente a riattivare il processo cellulare e quindi ti toglie tutte le cellule morte e la pelle risulta subito più luminosa. Tutti i prodotti che ho usato con l'acido glicolico funzionano davvero. Poi, Sephora Once Upon a Palette, oh mio Dio, anche questa mi secca aprirla.
perché forse la regalerei a voi. E quindi, però ci sono, wow, 20 ombretti, tutti tonalità molto naturali, quindi sicuramente utilizzabili. 20 ombretti, 3 penso sia terra illuminante fard e un prodotto labbra. Oh my god, con anche le istruzioni su come utilizzarli. Fantastico, guardate il packaging, è meraviglioso, mi raccomando, vi aspetto su Instagram perché ho un sacco di regali per voi ragazzi, questo dicembre vi stupirò più del normale. Oh, che figata! No vabbè, Golden Crystals and Enchanting Star, e sono sali da bagno, questi dorati sono pazzeschi, anche questi sono del brand Sephora, che carini, che si possono prendere all'albero, no vabbè, troppo forti. E basta, direi che questo è quanto per quanto riguarda Sephora. Poi mi sono arrivate diverse cosine da Benefit, lo sapete, uso molti prodotti della skincare di Benefit e qui ho un bel refill di tutti i prodotti che sto per finire. Allora, iniziamo. C'è la It's Potent Eyes, è praticamente da quando io ho aperto il mio canale, tipo nel 2009, che uso questa crema per gli occhi, perché è un passepartout, va bene sempre, me la porto in viaggio, è super idratante ma non ti lascia la pelle unta, va benissimo come base per il trucco perché si assorbe velocemente, va bene sia per la mattina che per la sera, è appunto una crema che va bene sempre, mi ci trovo sempre molto molto bene. Poi, allora, c'è Firm It Up ed è un siero per gli occhi, è una specie di pompetta, guardatelo, è molto molto bello, e il packaging in generale di tutta la linea skincare di Benefit mi piace tantissimo, ed è un siero, io di solito, allora, non uso sempre i sieri, tendo ad utilizzarli più perché sono pigra, quando magari dormo poco e si vedono le occhiaie un pochino di più, allora lì mi metto d'impegno e li uso, però di solito lo uso prima di applicare la crema, vado, applico il siero, aspetto sempre che si assorba bene, altrimenti metterlo con la crema e creare tipo un pastone non penso abbia tanto senso, e poi appunto applico la crema e mi aiuta molto, forse dovrei farlo sempre, non solo quando magari dormo poco e ho le occhiaie, me ne rendo conto, comunque. Poi c'è l'Instant Comeback ed è il Facial Serum, sapete che questo invece non lo conosco, non so se sia un prodotto nuovo ma non credo, ed è stessa cosa del siero per gli occhi ma è un siero per il viso. Ok, molto interessante anche questo, specialmente in inverno i sieri andrebbero usati perché con l'inquinamento, con il freddo eccetera, la pelle ha tanto 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 bisogno di cure extra con il freddo. E quindi interessante, voglio usarlo questo, vi farò sapere com'è. In linea generale appunto la linea skincare di Benefit, loro non credo siano molto conosciuti per la loro linea skincare, il che è un peccato perché sono prodotti davvero ottimi. Altra cosa che mi piace tantissimo è lui, è lui o non è lui? Sì è lui, ok è lui, ed è perché ne avevo altri con lo stesso packaging tipo e non sapevo quale fosse, comunque è lui, è il Remove It Makeup Remover. Allora, questo non è un'acqua micellare ma io la chiamo acqua micellare. Perché? Perché è delicato come un'acqua micellare, è effettivamente clear, quindi completamente trasparente, eccetera, toglie il trucco alla perfezione, va bene per occhi, viso, labbra, anche questo me l'avete visto, cioè mi avete sentito parlare di questo prodotto centinaia di volte, sapete che continuo ad usarlo, anzi ce l'ho lì, vabbè probabilmente non si vede ma è tipo là dietro e ne ho ancora così poco all'interno, quindi ottimo che mi sia arrivato questo, e rimuove molto molto bene il trucco ma non aggredisce la pelle, e io ho sempre problemi con prodotti che mi aggrediscono la pelle. Poi c'è il Moisture Prep Toning Lotion e il Smooth It Off Cleansing Exfoliator. Allora vediamo un attimo, questo esfoliante mi sa che lo conosco, ah no, 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 non lo conosco, questo è nuovo ma è un esfoliante solo per il viso o va bene anche per il corpo? Immagino che vada bene, ok, libera i pori, pulisce il make up e toglie le cellule morte in uno step gentle, quindi delicato. Interessante, tendo sempre a non utilizzare gli esfolianti per il viso perché ho sempre paura che mi aggrediscano la pelle, ragazzi lo sapete, la mia pelle è super delicata e quindi ho sempre sempre paura. Questo dovrebbe essere delicato, quindi lo proverò sempre con molta molta delicatezza, vi farò sapere. E poi c'è il Moisture Prep Toning Lotion, è una lozione tonificante, praticamente una crema leggera, prepara la pelle alla crema e la rende
praticamente la tonifica. Quindi ci piace, ci piace. Grazie Benefit, ma non è finita perché ci sono. Allora c'è Dane the Lion Twinkle, veramente splendido, lo sapete, però io uso poco l'illuminante, quindi quello che ho ancora ce l'ho. Ma allora sapete che cosa farò? Magari lo regalerò a voi in un giveaway. Che cosa ne dite? Che cosa ne dite? E poi mi è arrivata la, oh mio Dio, questa è una figata, Sweeten Up Buttercup, ed è, allora, è un makeup kit. Ah ok, i prodotti che sono all'interno sono un full size professional primer, mio preferito, assieme allo stesso, della stessa linea, però quello luminoso, full size gimme brow, una mini hula di Benefit, che, sì, di Benefit, certo, è tutto Benefit qua, Nicole, ma come stai messa? Una mini hula e poi il Bad Girl Bang in full size. Io amo, vabbè, questo è uno dei miei mascara preferiti, lo sapete, la hula è la mia terra preferita, questi sono praticamente i miei preferiti. Anche la pochette è molto molto bella, con il logo Benefit, e all'interno effettivamente, vabbè, ci sono il libretto, e poi c'è una mini hula, il primer full size, il Bad Girl Bang full size. Ragazzi, provatelo da Sephora questo mascara, se ancora non l'avete fatto provatelo, poi tornate su questo video, mi fate sapere. E poi c'è il Gimme Brow, questo è in shade 3 e quindi posso utilizzarlo, è parecchio scuro, quindi posso utilizzarlo soltanto all'esterno delle mie sopracciglia, perché è un castano non chiaro, ecco, è un castano, quindi non voglio andare a scurirle troppo, che già mi dite sempre Nicole di fare le sopracciglia troppo scure, e quindi no, in realtà uso normalmente la shade 2 per l'inizio del sopracciglio e la shade 3 se non sono pigra. Se sono pigra uso la shade 2 su tutto il sopracciglio, viva la sincerità. E poi mi è arrivato questa, sì, questa specie di cartellina di Benefit, e ci sono la Precisely My Brow Pencil, che è quella che ho utilizzato anche oggi. Io amo la linea di sopracciglia di Benefit, e quello che ho utilizzato oggi è in shade 2 su tutto il sopracciglio, sì, perché oggi sono pigra. E poi c'è il Cabrow, il Bad Girl Bang versione, sì, è versione mini questo, quindi ottimo per i viaggi. Io amo le versioni mini, mini hula, mini dandelion e mini professional versione pearl, che è quello che ho usato oggi, ma che uso praticamente sempre. Ho già usato due tubetti di questo, ragazzi, è fantastico. Vabbè, ne ho parlato mille volte, quindi non voglio parlare ancora di questo primer, ma ti opacizza la pelle, ma te la lascia comunque luminosa, è fantastico. Poi, allora, direi che, allora, è arrivato il momento di aprire il pacchetto che mi è arrivato da Diego dalla Palma, e sono molto molto curiosa di capire che cos'è, ragazzi, perché c'è questa scatola molto misteriosa che, ok, che forse io dovrei mettere sotto l'albero perché è così carina, però sono troppo curiosa e voglio vedere che cosa c'è dentro. Ah! Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Diego dalla Palma ha sempre dei regali pazzeschi, quindi ho grosse aspettative sempre da loro. Allora, vediamo un po' che cosa c'è. Oh, mio Dio! Allora, c'è una candela dorata, chissà se è anche profumata, non riesco a capirlo. Durata 25 ore, che bellina, non credo sia profumata, ma è molto molto bella per decorare la tavola natalizia o comunque per un decoro natalizio. No, vabbè, ci sono anche tutte queste foglie dorate all'interno del pacchetto, meraviglia. E c'è, allora c'è la contorno, sì, contorno occhi, ho sempre bisogno di contorno occhi, c'è la contorno occhi di giovinezza Gold Infusion con infuso d'oro. Poi c'è il, questa credo sia pozione di giovinezza, wow, e poi questa credo sia invece la crema, sì, questa è la crema di giovinezza per il viso, fantastico, bellissimo pacchetto e bellissimo pensiero da Diego dalla Palma. Ma non è finita qui, perché mi hanno mandato altre cosine, e io spero siano i prodotti per capelli che tanto amo, mi trovo benissimo con i loro prodotti per capelli. Uno, non contengono sale, quindi posso usarli con la cheratina. Numero due, la loro maschera per capelli è tra le migliori che abbia mai provato, assieme a quella di Goran Wieler, il mio parrucchiere. Sì, è lei, ristrutturante intensiva. Io ho provato quella per capelli secchi e per capelli colorati, ma non ho mai provato la ristrutturante intensiva, e se amo quelle penso che questa la adorerò alla follia, quindi
Grazie, grazie, grazie Dio della palma, sono super felice. Poi c'è... Ah, questo, allora, non ho mai provato il loro struccante. Questo è viso, occhi e labbra, quindi pazzesco. È bifasico, lo vedete la parte rosa? Mi piace un sacco agitarli e poi ritornano sempre a dividersi. Comunque, cioè io mi perdo in queste cose, tipo oh. Però non ho mai provato il loro struccante, sono curiosa di vedere com'è. Ho sentito dire che sia molto buono e molto delicato. Poi c'è lo shampoo della stessa linea Total Repair ristrutturante. Anche qui ho utilizzato lo shampoo delle due linee che vi dicevo prima, ma mai della linea ristrutturante, quindi penso che mi piacerà tanto. E poi qui invece c'è ok, balsamo istantaneo ristrutturante senza risciacquo tutti i capelli, riparazione profonda, figata. Non uso mai balsamo senza risciacquo, invece potrebbe essere una buona soluzione quando ho i capelli più secchi del normale, che purtroppo con la bora triestina succede spesso in inverno, e voglio andare a dargli un boost in più. Quindi grazie Diego della Palma, sono super felice. Adesso direi che è arrivato il momento di è arrivato il momento di passare alle cosine che ho preso prima, allora a Parigi, quindi prima a Disneyland e poi da Chanel. Allora, Disneyland Parigi, queste sono le borsette che ti danno nei souvenir. Allora, uno, questo che cos'è? Allora, vabbè, queste le avete viste nei vlog, quindi non mi soffermerò, ma sono le orecchiette di Minnie, che sono veramente pazzesche, si trovano in tutte le salse nel parco, ed è bellissimo, secondo me, avere le orecchie di Minnie e girare per il parco, non lo so, a me è piaciuto tanto, anche a Demelza ci siamo, cioè già prima ci siamo messe d'accordo, noi assolutamente dobbiamo avere le orecchie di Minnie, e così è stato, e ne ho prese due per le due giornate che abbiamo passato lì. Poi ho preso il lecca lecca di Minnie, che ammetto ho usato solo per fare la foto, ma ho tutte le intenzioni del mondo di mangiarlo. E poi allora questa altra borsetta, sì, allora del parco. E ho preso un sacco di gingilli, ragazzi, per l'albero, ma veramente veramente tanti, e perché erano troppo belli, cioè non ce l'ho fatta a lasciarli lì ed ho rischiato un sacco. No, vabbè, non ho rischiato perché non avevo in mente di imbarcarli, ma ho rischiato comunque tenendoli nel bagaglio a mano perché sono super fragili. Allora, il primo è questo, ragazzi. Allora, notare, ci sono le piume rosa, super super soffici, e nel gingillo c'è la mia principessa delle fiabe preferita, e lei è la bella addormentata nel bosco, rigorosamente con l'abito rosa. Avete presente alla fine del cartone quando le fatine, le due fatine litigano tra loro perché vogliono decidere se l'abito deve essere blu o rosa? Io ho sempre tifato per l'abito rosa, e qui è rosa, sì! Non c'era la versione blu, quindi suppongo che alla fine abbia vinto l'abito rosa. Che sia rosa, che sia blu, che sia rosa, che sia blu. Sì, ok, allora, poi mi è venuta voglia di rivedermi tutti i cartoni della Disney, specialmente in questo periodo natalizio. Poi, e sono tutti incartati con molta molta cura, devo dire, per fortuna. Poi c'è, allora, vabbè, anche questa è una figata, Trilli Campanellino, ragazzi, che è una fatina, lo sapete, la mia fissa per le fatine, ok? Trilli Campanellino con la Torre Eiffel, ma la figata più pazzesca è che si accende. Ebbene sì, si accende, ed è lei, cambia colore anche, questo non lo sapevo. C'è scritto Buon Natale sotto, Disneyland Paris, e c'è anche tutta la neve, quindi si può agitare, e praticamente la Torre Eiffel in questo caso fa da albero di Natale, ci sono i pacchettini sotto e lei ci mette il fiocchetto, bellissima, cioè innamorata io totalmente. Poi, allora, sì, oh mio Dio, questo è il top. Allora, un altro dei miei cartoni animati preferiti Disney, di quelli classici, è Alice nel Paese delle Meraviglie. Io so a memoria tutta la prima parte del film, ok? E quando ho visto il gingillo, anzi, la decorazione per l'albero, perché mi prendete sempre in giro che non si dice gingillo, ok? La decorazione per l'albero, quando l'ho vista non ho potuto certo lasciarla lì. Allora, a parte che ci sono tutti i cuoricini verdi, ma è lei che prende il tè, ovvero sta mangiando un dolcetto sulla poltrona rosa glitterata. C'è qualcosa di più figo del rosa glitterato al mondo? Non credo proprio, esattamente. E non è una palla di vetro normale, è una teiera, ragazzi! Versami una tazza di tè, soltanto mezza tazza, e poi la taglio a metà. Fantastica quella scena, sì! E poi... Allora, ne ho presi altri ovviamente, cioè praticamente quest'anno il mio albero sarà solo gingilli di Disney. E poi, sperando che i gatti non me li... Ah sì, poi ho preso questo, perché questo è molto semplice, è in plastica. No,
non è plastica, è in vetro. Cavolo, dovevo stare un po' più attenta, non sono stata per niente attenta con questo, è un miracolo che non si sia rotto. Caro Never! Sì, tu sei molto più bello dell'albero di Natale e di tutte le decorazioni del mondo. Ti prego, non strusciarti sulla videocamera che mi tirerai giù il cavalletto. Quindi ho preso questo. In realtà sarebbe bello averne tanti di questi e metterli un po' ovunque sull'albero. Mannaggia, non ci ho pensato, ho preso solo questo, però ovviamente è topolino con le orecchie. Poi, ne ho ancora due, ho preso. Allora, dovrebbe essercene uno con il castello. Ah no, questo è un altro di Trilli. Mi piaceva troppo, ragazzi, mi piaceva troppo. Con Trilli campanellino, lei sta appoggiata su quel... Perché stai leccando la borsa di Diego dalla palma, Denver? Cerca di evitare. E c'è Trilli campanellino, vestito rosa glitterato, e cioè pazzesca, appoggiata su questo tavolino. E ci sono anche le decorazioni dorate qua sopra. Bellissimo. E poi l'ultimo, devo dire che è forse il mio preferito, perché è un po' il simbolo di Disneyland Paris, ed è il castello che si vede quando si entra, ed è il castello della Bella Addormentata nel bosco. Ragazzi, è meraviglioso ed è uno splendido. Debra, smetti, sta leccando questa borsa. Ok, guardate, cioè l'ha tutta bagnata, ma perché lo fai? Vabbè, i gatti sono robe inspiegabili. E però mi è piaciuto troppo, vabbè, il castello rosa con tutti i glitterini. E notare che qua sopra c'è Trilli campanellino che ci appoggia la stellina, anche questa glitterata, meraviglioso. Ma tutto in quel parco, ragazzi, è magico e io non vedo l'ora di tornarci, perché voglio assolutamente tornare a Disneyland Paris prima possibile. È un posto da favola, ovviamente, veramente, è andato oltre alle aspettative, mi è piaciuto tantissimo, ma direi di arrivare a lui, al mega acquisto che io ho fatto da Chanel. Ebbene sì, di nuovo, sono appena stata da Chanel per il mio compleanno, a Venezia mi sono fatto un bellissimo autoregalo, ma ho voluto farmi un altro autoregalo che penso dovrebbe essere il mio autoregalo per Natale, più o meno. Però visto come lo sono fatta a novembre, tecnicamente non vale, giusto? Quindi posso farmene un altro a Natale, direi di sì. Comunque, sì! Allora, ho sofferto talmente tanto. Allora, non... Allora, ricapitolando, io mi emoziono sempre. L'ho vista sul sito. Me ne sono innamorata. L'ho vista in giro per Instagram, me ne sono innamorata e mi dicevo: no Nicole, hai già comprato una borsa Chanel questo mese per il tuo compleanno, basta, smettila. Poi sono capitata a Parigi ed era lì in tutte le misure possibili immaginabili, in tutti gli hardware possibili immaginabili, no? C'era sia argento che dorata, e io l'ho provata e ho fatto questo grosso errore, perché quando io provo una cosa Chanel che mi piace, non la lascio lì. E questo è il pacchetto. Sì, sono stata solo poche ore a Parigi, quindi non sono andata in Rue Cambon, non mi piace sempre andare a prendere la borsa bianca, ma sono stata in quello in Avenue Montaigne, quello vicino agli Champs-Élysées. Ok, ci siamo. Ragazzi, ho aspettato proprio voi per aprire questo pacchetto e non ce la facevo più, vi giuro, perché non vedo l'ora di indossarla. Ormai avrete già capito di che cosa si tratta, perché io ho una fissa smisurata per le borse. Questa è una classic come modello. Finalmente la vedo! Ok. Dust bag delle borse classic. Siete pronti? A me fa impazzire, spero vi piacerà. Taran taran tananan. Sì, allora togliamo l'incarto, togliamo tutto quanto. Voilà. Beh, hanno chiuso anche il bottoncino. Togliamo tutto quanto, così la vedete per bene. Eccola qua, ragazzi. Vabbè, ci sono ancora le plastichette qui e l'incarto sulla catenina. Togliamo anche questo. Ok, mamma mia, sono troppo emozionata e io la trovo davvero bellissima. È stupenda, la adoro. Allora, era disponibile in diverse... Allora, io volevo assolutamente questo turchese, ok? Assolutamente questo turchese.
era disponibile sia nella versione leggermente più grande, ma era soltanto in caviar. Io invece la volevo nella pelle più, non chiedetemi il nome, mi sa, no, non mi ricordo, in lambskin, calfskin, penso sia lambskin, quindi la pelle più lucida e la pelle più liscia e un pochino più delicata, ma in caviar perdeva tantissimo, perché con tutti quei, il caviar mi piace nel nero per esempio, però su questo colore secondo me non era poi così bello, ed aveva l'hardware dorato, un champagne chiaro. Un colore champagnino chiaro, tipo dorato ma non troppo giallo. E mi piaceva molto la grandezza di quella borsa, ma non mi piaceva nel colore, nell'hardware, eccetera. Io la volevo proprio così. L'ho provata sia in questa versione che nella versione mini. La mini era decisamente troppo piccola. Questa è la small. Io non ho nessuna borsa di questa grandezza, perché mi hanno spiegato che c'è, allora, la mini, che vabbè sono quelle piccoline, poi c'è la small, che è questa, poi c'è la medium, mi sa, poi la jumbo e poi la maxi. Io ho la medium, ho la jumbo, ho mini, ma non ho la small, e questa è la small. È un pelino più piccola rispetto alla medium, ma ci sta comunque parecchia roba all'interno, insomma tutto quello di cui ho bisogno. Ci sono le solite tasche, il double flap come tutte le classic, e poi questa cerniera e la tasca non laterale, la tasca posteriore. È qualcosa di meraviglioso vederla. Vi dico solo che ho comprato un maglione dello stesso colore perché voglio troppo abbinarli. E non si può purtroppo questa portare a tracolla. Il modello più grande, insomma, si può portare a tracolla, ma io che sono così alta mi arriva qua, tipo. Però c'è chi lo fa. Però la trovo meravigliosa, ragazzi. Io mi sono letteralmente innamorata quando l'ho vista. Ho voluto provare da Chanel a vedere se c'era. E vi devo dire la verità. Ultimamente Chanel mi ha un po' deluso per la qualità. Allora, la prima borsa che mi ha fatto vedere era quella di esposizione, ed aveva un graffio bello, piccolo ma profondo, cioè si vedeva proprio che il colore se ne stava andando, e ovviamente era una borsa d'esposizione, quindi è quella che tutti provano, eccetera, quindi le ho detto ok, voglio prenderla, però se me ne prendete una nuova, insomma, ok, è andata, mi ha preso una borsa nuova, eccetera, l'ho praticamente aperta io, ed aveva un altro buco, stesso identico di quella, cioè stesso identico, molto simile alla borsa che stava in esposizione, che aveva quella roba. Allora le ho detto cavolo, cioè non voglio una borsa con no, perché era proprio difettosa, penso. E quindi poi è andata a prenderne un'altra, cioè se ne è resa conto e ne ha presa un'altra, che era questa. E questa, ragazzi, aveva un pezzo di colla qui lungo così e una macchiolina. Lei è andata a pulire la macchiolina, che è andata via subito, ok, e poi il pezzetto di colla, io le ho detto cavolo, però non voglio, cioè una borsa, comunque se spendi tanto da Chanel, non voglio avere un coso di colla lungo tipo così qua. E lei aveva paura a toglierlo, e poi mi sono resa conto che invece si spellava molto facilmente, però, e poi lei l'ha tolto e la borsa è perfetta, assolutamente controllata mille volte, eccetera. Sì, caro Rever, vuoi venire a Parigi la prossima volta? Se n'è andato offeso con la coda tra le gambe perché non l'ho calcolato, notare, adesso è arrabbiato con me, vabbè. E quindi poi l'ha tolta, vabbè, la borsa è perfetta, eccetera eccetera, quindi sono molto felice, ed era l'ultima, ragazzi, l'ultima, quindi yes. Però mi meraviglio un po' della qualità di Chanel, perché insomma una borsa nuova appena aperta, io ho visto che non era colpa della ragazza perché l'aveva aperta davanti a me, sono proprio difettose, e mi meraviglio di Chanel. Avevo sentito ultimamente che le borse possono avere qualche problemino, eccetera, ma non pensavo in questo modo. E De Mirza mi ha detto controlla bene prima di acquistare, controlla bene perché hanno tanti problemi. E effettivamente è vero, se io non l'avessi controllata molto bene, e di solito non lo facevo mai perché davo per scontato, mi sarei ritrovata con la borsa prima con il graffio e oppure appunto con macchie, eccetera. Poi devo dire sono stata fortunata perché questa è perfetta adesso, però bisogna davvero stare attenti. Comunque sono super felice. Che cosa ne dite? Io amo questo colore, ragazzi, lo trovo perfetto sia per l'estate ma anche per l'inverno, è stupendo, è un passepartout, è
così, questo colore pastello, non lo so, mi fa impazzire, la volevo troppo, ok? Ovviamente con il maglione di oggi non ci sta per niente, ok? Oggi ho una borsa nera in realtà, però non vedo l'ora di indossarla e la amo troppo, è bellissima. Ok, Gatto Denver sta facendo danni di là, non so che cosa stia combinando. Comunque, mia family, direi che questa mega carrellata per oggi finisce qui, spero vi sia piaciuto questo video, noi ci vediamo domani con un nuovo video perché domani è martedì, quindi vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì sul mio canale per un nuovo video, vi mando un bacio grandissimo, vi voglio bene e a domani, ciao!